questa bella teoria delle superfici minime matematicamente si può descrivere all'interno di una branca importantissima moderna che si chiama harmonic mappings. Questi strani oggetti sono oggetti che cercano sempre di minimizzare l'energia. Vi faccio un esempio semplice. Prendete un oggetto di gomma e provate a posizionarlo su un oggetto di marmo di forma diversa. Voi dovete fare un lavoro energetico per riuscire a stirarlo e posizionarlo. Quando è che quella posizione armonica? Quando l'energia che avete impiegato di tensione per posizionarlo è la minima possibile. Ancora una volta l'importanza di essere minimo. E allora eccola qua. Lei ha rivoluzionato questa teoria dell'applicazione armonica. Questo è stato il grande contributo di Carl Muller. E di fatto ha permesso di spiegare tramite i suoi risultati legami tra geometria, analisi, topologia e fisica teorica, dimostrando per esempio che quella teoria di cui si parla tanto, forse qualcuno ne ha sentito parlare, la teoria delle stringhe, questa teoria che cerca di spiegare i legami, una teoria unificatrice, va bene, per l'energia della fisica, di fatto si potrebbe risolvere in un caso di harmonic mappings. E allora io vorrei terminare questo piccolo excursus immaginando, pensando che tutti voi, un po' come ha fatto Karen, continuerete a studiare, continuerete a fare matematica, ma il mio augurio è divertendo, un po' come con le bolle di sapone e andare avanti. Grazie di aver partecipato, grazie a tutti.